Ultimamente mi hanno domandato più volte se si possono usare certi portali e certi siti che fanno le foto per strada o dal satellite per comprovare l'esistenza di certi abusi, certi manufatti o certe trasformazioni a una certa data. Di chi stiamo parlando? Google Maps e Google Street View, quindi i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari, sono registrati, lo diciamo, ma appunto come e quando si possano usare come prove, come elementi probanti nell'ambito delle verifiche dello stato legittimo, della conformità degli immobili e in che modo, e soprattutto c'è da fare una distinzione tra l'ambito amministrativo e penale. E ora dobbiamo rispondere appunto a questa domanda: si possono usare? Sì, no, forse, dipende. La risposta è dipende. E allora, visto che mandiamo avanti un argomento molto interessante, prima di cominciare mi presento. Sono Carlo Pagliai, un ingegnere urbanista, questo è il mio canale Telegram, qui vi potete iscrivere al canale YouTube, mettere like e la campanellina qua sotto, il mio blog qua sotto a cui potete chiedere consulti, pareri tecnici, vi facciamo tranquillamente il preventivo, e i miei riferimenti social, eccoli lì, LinkedIn, Instagram, Facebook, tutti presenti. Bene, io direi di iniziare allora a introdurre l'argomento che ho già trattato sul mio blog. Cioè, nel mio blog ho già scritto un articolo di questo tipo. Infatti vi metto il link in descrizione, così lo potete leggere con la dovuta calma. Ora io provo al volo a restringere, ma ci si vede benissimo. Allora, intanto faccio riferimento agli articoli già pubblicati sul mio blog. Scrivete tipo Google Maps o Street View e vedete i tanti casi sono già stati affrontati in vari ambiti, al TAR, in Cassazione, molto in Cassazione, però tranquilli, eccola qua. Ora provo a farcela entrare, vediamo se ci riesco, altrimenti vi do gli estremi. Comunque questa è una sentenza del Consiglio di Stato, la numero 7748/2021, dove per come dire come elemento che va a comprovare un certo stato legittimo, una certa situazione degli immobili a una certa data, viene usato anche Google Maps, non solo Google Maps. Ecco, vengano usate anche in ambito amministrativo. Ora la distinzione, se mi concedete, rispetto a questo caso qui che è stato trattato in sentenza Cassazione Penale 45.900 del 2021, in ambito penale diciamo è più facile ammettere a titolo di prova gli estratti da Google Maps. Poi è chiaro, non è Google Maps che fa le foto satellitari o quelle da Street View con la macchinina. Sono sicuramente degli appalti, vengono fatti gli affidamenti o vengono comprate delle banche dati dalle relative agenzie satellitari o chi più ne ha più ne metta. Quindi è chiaro che viene da domandarsi, ma qual è la data certa in maniera inconfutabile, sulla base di cosa? Insomma, tutte queste domande qui. Ora, è chiaro che le ammissioni di prova vengano in qualche modo filtrate sia in ambito penale che in ambito amministrativo. Questo magari soprattutto gli avvocati sono più bravi di me a spiegare questo concetto, io ve lo sto dicendo all'acqua di rose, ma su che questo, l'ingresso di queste prove o di questi elementi comunque è legittimo sulla base di certe motivazioni e condizioni. Però se la domanda è, ritorniamo, si possono usare e dipende, la risposta è sì, dipende. Ecco, dipende nel senso che ci deve essere una motivazione, ok, però si possono usare. Possono usare, possono essere presentate come prova. Poi è chiaro, verranno valutate come ammissibili oppure no. Però, ripeto, Google Maps, Google Earth uguale che è un'applicazione che gira in ambiente sia, diciamo, cellulare sia computer. E Street View, che è quella dove la foto è immersiva, no? Che si piglia l'omino e si mette in mezzo alla strada e lui mi fa vedere come se fosse proprio in mezzo a quella strada, mi fa vedere tutto. E vengano usate, possono essere usate come elementi in grado di comprovare
una, come dire, uno stato dei luoghi a una certa data. Poi si può indagare se la data è proprio quella, è proprio una data certa, come risalire alla data di scatto, eccetera, eccetera. Magari anche se quella foto è stata a sua volta trattata Google Earth e Google Maps, magari utilizzano loro, chi per loro chiaramente, io ora proprio tutti i meccanismi nel dettaglio non ci voglio entrare, però possono usare dei sistemi che prendano una fotografia originale e fanno una, diciamo, una ortofoto, per esempio, quindi fanno un trattamento con dei particolari software che non vi sto a dire, in cui la foto viene spalmata su una diciamo superficie di riferimento e producono quindi quella che vediamo normalmente su questi computer. Ecco, il come dire, in questo caso, per esempio, Google Earth è stata usata, diciamo facendo riferimento a situazioni pregresse, per come dire, accertare una situazione relativa a una richiesta di contributi per ricostruzione post sisma. Ecco, il diciamo l'ente pubblico dimostra che lo stato dell'immobile era già diruto prima del sisma, per cui ahimè per questa persona scatta il rifiuto e diniego alla richiesta degli incentivi. In più c'è la punizione in ambito penale, perché diciamo c'è stato un tentativo di accedere a degli incentivi, a dei rimborsi, contributi, dir si voglia, però viene appunto dimostrata la falsità sia per il professionista che per il soggetto che chiedeva questi incentivi. Ecco, non so, allora, se ci sono domande, magari potete scriverle magari nella parte dei commenti qua sotto, altrimenti, come dire, mettete di nuovo un like, quello qui, iscrivetevi al canale YouTube e cliccate la campanellina per essere preavvisati. E ripeto, se vi è piaciuto questo video e pensate sia stato utile, direi che con un bellissimo like mi sentirò, come dire, ripagato di questa condivisione. Allora io direi di andare avanti, perché direi un'altra cosa perché per esempio anche ai fini di sanatorie e condoni può essere usato, direi di sì, pubblicità a parte che appaiano, possono essere usate, diciamo proprio di sì, anche già in passato, cioè l'ammissibilità di, diciamo, di immagini, fotogrammetrie che si rilevano da Google Earth, Google Maps, eccetera, non è un qualcosa che è apparso ora, è anni che si sta dibattendo, no, ma sono ammissibili, non sono ammissibili? Sono ammissibili a condizioni che, certo, quindi un po' di condizioni vanno valutate, e praticamente possono essere usate anche in ambito di condoni e sanatorie, certo, perché magari, soprattutto chi è che l'usa, le può usare la pubblica amministrazione per dimostrare che a una certa data, a una certa epoca, quell'immobile era in quelle condizioni, contrariamente a quanto sostenuto dal proprietario cittadino, che invece, magari facendo un po' il birbante, non dice la verità, quindi dice che certe opere sono già in quel modo, però arriva la prova contraria che dimostra e che smentisce il committente. Ecco perché, diciamo, è uno strumento soprattutto normalmente usato dalla pubblica amministrazione quando vuole ricostruire certe situazioni, certi interventi di recente. È chiaro, indietro, oltre gli anni 2000, non ci va. Ecco, soprattutto, diciamo, molti voli, molte immagini, molti documenti ci sono dal 2010 in poi. Ante 2010 fino al 2000, diciamo, diventa sempre più rarefatta la presenza di queste immagini, eccetera, soprattutto Street View, non ne parliamo in Italia. Però ecco, diciamo, il comune usa queste cose, usa questi documenti, queste immagini, per contestare anche le irregolarità compiute di recente, soprattutto compiute di recente, perché magari viene sostenuto che quell'immobile, quell'abuso è stato fatto, che so, nel 2018, in verità vanno a vedere, ma
tre mesi dopo la data in cui è stato detto che è stato fatto quell'illecito, in verità viene fuori il contrario, che ancora non era stato compiuto. Quindi ai fini anche delle sanatorie edilizie per illeciti recenti si usa, e come se si usa. Quindi è un po' come dire, è consigliato prima di tutto dire la verità, ma soprattutto ricordatevi che ci sono degli strumenti che la pubblica amministrazione, quanto il cittadino, può usare per riscontrare un certo stato dei luoghi a una certa epoca, a una certa data, di un certo luogo. Quindi ricordiamoci che ha un suo bel valore. Allora, io direi che sono arrivato alle conclusioni. Se vi è stato utile, mettete un bel like da questa parte su YouTube, iscrivetevi al canale Telegram, il riferimento è qua sotto. Il mio blog, eccolo qua, studiotecnicopagliai.it, potete seguire i vari aggiornamenti che vi ho fatto appena vedere, e di qua i miei riferimenti social. Direi che ci possiamo aggiornare al prossimo video, alla prossima diretta, e che vi dico un saluto e alla prossima. Ciao a tutti da Carlo Pagliai.